34esimo corteo di carnevale di Scampia parte come sempre dalla sede del Gridas in via Monterosa per arrivare al campo Rom dopo aver attraversato decine di strade del quartiere. Quest'anno il tema era continenti e contenuti, ovvero la deriva degli incontinenti aspettando la Pangea, in riferimento ai contrasti, alle guerre tra stati e alle possibili soluzioni. La Pangea infatti è il supercontinente primordiale verso cui si dovrebbe idealmente tendere di nuovo per non avere più distanze né barriere fisiche e mentali. Hanno partecipato scuole, associazioni e cittadini, un'occasione per mettere alla prova numerose abilità, dal recupero della manualità al mantenimento della tradizione popolare e dell'identità del quartiere, dall'esercizio della creatività in funzione di critica sociale al rapporto fra scuola e territorio, con l'aggiunta del fattore educativo rispetto al riciclaggio dei materiali. Un percorso condiviso di non violenza contro razzismo e pregiudizi, con un falò a bruciare i simboli delle repressioni e colori e maschere che hanno inondato il quartiere, attraversandone anche i cortili per festeggiare una visione del mondo senza ghetti né pregiudizi. Iniziativa straordinaria, poi ogni anno sempre più ricca di partecipazione, di umanità, di vivacità, di creatività, di allegria, di messaggi profondi. Questa è la Napoli che vogliamo, la Napoli piena d'amore, che vuole un'uguaglianza tra le differenze, che vuole riappropriarsi della città e risolvere le sofferenze e i problemi.